Oggi andrò sicuramente a braccio perché parliamo del mio balletto preferito. Oggi con Danza con Gio vi porto su questo canale il balletto che ha accompagnato la mia passione per la danza dagli albori, quindi da quando avevo tipo 2 anni, fino ad oggi. E stiamo parlando della Bella Addormentata, balletto di Tchaikovsky, composto da Tchaikovsky con coreografia originale di Mario Spetifa, balletto classico, classico in tutti i sensi possibili e immaginabili, risale al periodo romantico, quindi comunque questo periodo nel quale c'era la classica storia con la principessa, l'atto bianco, tutte queste cose qua. Quindi diciamo che a livello storico penso che tutti conosciate la storia di La Bella Addormentata, quindi io passerei in maniera molto spiccia a parlarvi della trama, anche se bene o male penso che la storia la conosciate tutti, ma magari non conoscete la storia come è narrata nel balletto, e quindi appunto grazie Giorgia che stai facendo questa cosa. La nostra storia si apre con un prologo, infatti questo balletto è composto da 4 atti, il prologo, il primo atto, il secondo e il terzo atto. Il prologo praticamente ti spiega cosa succede all'inizio, proprio all'inizio, quando Aurora nasce. Tutti festa, festa, yam e yam, perché appunto è nata la principessa Aurora. Che bello, è nata la principessa Aurora. Tutti vengono invitati a questa festa, tutte le fatine, adesso ci arriviamo perché è bellissima questa cosa delle fatine. La parte delle fatine è una delle parti più famose a livello danzereccio all'interno del repertorio classico, perché appunto ogni fata ha delle sue peculiarità tecniche e soprattutto ogni fata regala qualcosa ad Aurora. Io questa cosa l'ho capita molto tardi, nonostante mia mamma mi spiegasse ogni fata a cosa regalasse alla piccola Aurora, e abbiamo principalmente 5 fate. Ogni fata è caratterizzata da un colore, prima di tutto, da una musica particolare che richiama appunto il dono che la fata fa e che accompagna la tecnica appunto peculiare di ogni variazione. La capa, diciamo, di questo gruppetto di fatine, che sono un po' tipo le Winx del mondo del balletto classico, è la fata dei lilla. Motivo per il quale quando ero piccola io adoravo il colore lilla, ma poi è diventato uno dei miei colori più odiati. Valeria Angione, non mi odiare. Niente, sta fata dei lilla è la più potente fata di tutte, perché appunto, non lo so, è super potente. C'è qualche ragione per il quale la fata dei lilla è la capa di tutte le altre fate. Insomma, festa, festa, yam e ya, come dicevo, però cosa succede? Arriva l'imbucato, come in ogni buona festa, e l'imbucato in questo caso è la strega Carabos. Carabos è praticamente come se fosse la cugina di sesto grado della regina o del re, non mi ricordo, che è anch'essa una fata, ma a questo punto si può definire di più come una strega, bruttissima, cattivissima, bla bla bla, che si offende molto per il fatto che non è stata invitata a questo evento mondano pazzesco. Quindi niente, arriva con i suoi topi, i suoi mostri che le fanno un po' da corteo, arriva e si mette a spaventare tutti e lancia ovviamente una maledizione sulla nostra Aurora, dicendo, ovviamente con la solita pantomima russa che ci piace tanto, che praticamente Aurora, quando compirà 16 anni, quindi quando finalmente potrà viaggiare libera nel mondo, morirà. Quindi si pungerà con un fuso, quindi per intenderci con un nago, ecco, per chi non conoscesse i fusi, anche perché sono un po' passati di moda, morirà. Ovviamente disperazione di tutti, Carabosso se ne va tutta soddisfatta, tutta contenta, ma interviene la fata di Lilla, che non aveva ancora fatto il suo dono. Per chi conosce la versione disneyana, la fata di Lilla si può condurre al personaggio di Serenella, ovvero l'ultima fata che appunto non fa in tempo a fare il dono perché subentra la nostra cattiva della situazione. Caso vuole, fortuna vuole, che la fata di Lilla modifica, diciamo, la maledizione, non potendolo annullare, benedice Aurora dicendo che si pungerà con un fuso ma non ne morirà, semplicemente si addormenterà insieme a tutta la sua corte, quindi sfigata non solo Aurora ma tutti i suoi parenti e tutti i suoi amiconi, si addormenterà fino a che il suo vero amore, quindi il suo principe, il suo Instalove, non arriverà a sbaciucchiarla, nessuno si sveglierà più, quindi diciamo che è come se andassero tutti in coma in sostanza, ma in maniera un po' più favolistica. E qua si chiude il nostro prologo. Cosa succede? Facciamo un salto temporale, arriviamo appunto 16 anni dopo. 16 anni dopo, ma anche durante questi 16 anni, si vede un piccolo quadro nel quale ci sono le filatrici, quindi appunto queste donne che hanno come attrezzo principale l'arcolaio, il fuso, insomma, siamo comunque nell'Ottocento, la tecnologia sartoriale non era così avanzata. Praticamente le guardie del re vanno a sequestrare tutti questi fusi perché appunto così spera il re di riuscire ad annullare la maledizione.
situazione. C'è tutto questo rocambolesco inseguimento delle povere filatrici che stanno semplicemente cercando di fare il loro lavoro e invece niente, rimangono sfitte e nessuno si degna nemmeno di offrirgli un nuovo lavoro. Ma vabbè, a parte questa dittatura lavorativa, si aprono le danze, si apre un'altra festa Yamaya, dove appunto Aurora sta festeggiando il suo 16° compleanno. Sweet 16 ever! E quindi da brava influencer comincia a ballare tutta felice, ci sono un sacco di maschioni, di ragazzoni che sperano di diventare il loro vero amore, il loro marito, che coincidenza che proprio nel compleanno di 16 anni questa si ritrova attorniata da uomini, ci sarà lo zampino comunque del re anche in questo caso, della regina, più probabile la regina. Però lei fa tutta la schizzinosa, tra l'altro Aurora non è che spicchi diciamo per intelletto, e quindi niente, sballicchia di qua e di là, ci sono un sacco di pezzi molto belli anche proprio a livello di corpo di ballo, comunque c'è il famoso valzer di cui ho parlato nell'ultimo Danza con Joe, che non è il valzer dei fiori ma che è pieno di fiori, danze, ma cosa succede? Anche in questa festa c'è un imbucato, perché come ho detto all'inizio in ogni festa c'è un imbucato, e chi è sto imbucato? È una vecchia incappucciata, o un vecchio incappucciato, perché essendo incappucciato non si sa se è un maschio o una femmina, che dona ad Aurora un bellissimo mazzo di fiori. Della serie, non accettate regali dagli sconosciuti, né caramelle, né qualunque altro tipo di regalo, perché non porta mai bene. E invece niente, Aurora, come ho detto, non spicca per intelletto, si mette a danzare con questo mazzo di fiori, olè olè, che bello, che bello, che bello. Sorprese delle sorprese, dentro al mazzo di fiori c'è un fuso, un ago, con il quale ovviamente Aurora, da brava stupida, si punge ballando. Che c'è questa scena fantastica dove lei fa oh mio Dio, ci mette 1000 anni ad addormentarsi, fortunatamente non a morire, tutti oh mio Dio, sorpresona delle sorpresone, l'imbucato, e ovviamente ancora Caraboss, che non contenta, non viene mai invitata alle feste. Caraboss è praticamente come quell'influencer che ha tipo 1000 follower e che è invidioso di quello che ne ha 10.000. Mi immagino questa cosa che poi Caraboss fa le stories dove dice ah gliel'ho fatta, adesso diventerò famosa io al posto suo. Caraboss sghignazza come una brava cattiva da favola e poi se ne va insieme al suo corteo di mostriciattoli. La fata di Lilla, che ovviamente invece lei è stata invitata in quanto VIP della situa, salva Aurora da questa cosa mettendo in atto appunto la modifica della maledizione di Caraboss, quindi fa addormentare tutti si addormentano lì sul pavimento così come sono, danno inizio a questa promozione della Swiffer, probabilmente per il quale poi viene tutto impolverato con ragnatele e via dicendo, perché non si sa quando è che arriverà il benedetto principe che salverà la nostra Aurora. Arriviamo nel secondo atto, quindi si sono addormentati tutti, si chiude il nostro primo atto. Cambia il periodo storico, quindi comunque non è passato poco tempo, cioè non è che il giorno dopo arriva il principe magicamente, ma è passato diverso tempo, perché appunto lo notiamo anche dai costumi della corte di questo principe. Si chiama Desiree, che è un nome tipicamente maschile, praticamente si chiama Desiderio sto principe, perché ovviamente è il desiderio di Aurora, quello di risvegliarsi principalmente, poi non è che abbia molta scelta nella scelta del principe che la dovrà baciare. Fatto sta che, sorpresa delle sorprese, il nostro Desiree è quello appunto designato per baciare Aurora e per mettere in atto un instalovone pazzesco. Questo Desiree sta festeggiando con la sua corte, e questo Desiree è praticamente il classico uomo che non si vuole impegnare, perché i suoi genitori glielo dicono in tutti i modi: sposati, stiamo facendo la tua festa, e di qua e di là, ma impegnati, ma fai qualcosa, e lui fotte sega. Passatemi il francesismo, però non gliene frega niente delle donne a quanto pare, fino a che tutta la corte se ne va, lui rimane solo, non mi ricordo se nella corte o via dicendo, cosa assolutamente improbabile, e si addormenta anche lui. In questa storia abbiamo un sacco di gente che non ha problemi a dormire. In sogno gli appare la fata di Lilla, quindi la nostra fatona influencer pazzesca, che lo porta su una barchetta, no, dopo la barchetta, lo porta a vedere Aurora. In sogno appare Aurora che gli dice ah salvami, io sono qua addormentata nella mia corte, in questo regno un poco lontano, se ti va passa e dammi un bacetto così fai svegliare tutti magicamente. E questo ricopre un po' l'atto bianco, perché tra parentesi è un atto bianco molto meno noioso rispetto ad altri atti bianchi, però questo secondo atto è l'atto bianco in quanto nel sogno comunque tutte le ballerine sono vestite di bianco ed eseguono pezzi molto lenti.
siti. Ovviamente Desiree insta love perché da che non ne voleva sapere di sposarsi di donne di qua e di là, quando sente che c'è questa principessa, quindi super ricca, con una corte super ricca, con un regno tra virgolette a 360 gradi per chi la bacerà, dice: "Oh mio Dio, mi sono innamorato di lei e portami da lei assolutamente." E qua subentra la barchetta di cui vi dicevo. Prende sta barca, non si sa da dove, tra l'altro sta corte, cioè c'è il fiume proprio lì dietro il muro praticamente. Comunque, grazie a questa barchetta, loro vagano, 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 arrivano a casa di Carabosse. Non capisco perché debbano andare a casa di Carabosse prima di andare a svegliare la principessa. Ma vabbè, probabilmente a fini di trama il cattivo doveva morire in qualche maniera. Ovviamente c'è questa colluttazione tra il principe Désirée e Carabosse che combattono all'ultimo sangue, all'ultimo colpo di magia, fino a che Carabosse non muore. Alla fine Désirée niente, sconfigge Carabosse e riesce ad andare alla benedetta corte, aprendo poi il terzo atto con il famoso bacio del vero amore, che risveglia tutta la corte. E ovviamente cosa volete che faccia? Questa corte festa festa yamme ya per la terza volta nello stesso balletto, e questa festa ovviamente per celebrare il matrimonio tra Aurora e il nostro Desiree. Matrimonio proprio assolutamente non combinato, assolutamente spontaneo, matrimonio che viene messo in atto nel momento stesso in cui Aurora si sveglia. Quindi voi immaginatevi sta sedicenne che sta lì a dormire, non sa nemmeno perché nessuno si è degnato di dirle che questa ragazza è stata maledetta. Si sveglia, vede sto sconosciuto che vabbè, fortunatamente probabilmente rientra nei suoi gusti a livello maschile, però la risveglia con un bacio e tutta la corte si risveglia e suo padre dice: "Vabbè, adesso ti sposi con questo qua." Stiamo scherzando, fa niente, li perdoniamo perché il terzo atto è il mio preferito, modestamente, nel quale si celebrano queste nozze. A queste nozze, come vi ho detto in altri video, vengono invitati un sacco di personaggi, tra cui le fate dei gioielli, che sono un po' le Winx Enchantix. Praticamente, se avevamo le Winx nel prologo, adesso abbiamo invece le Winx Enchantix perché sono tutte sbrillate, luccicose, ognuna regala una pietra preziosa e chiama lo scemo sto Désirée. E poi abbiamo parte preferita, i personaggi delle favole. Questa parte è stata negli anni ridotta sempre di più. Nella versione originale c'erano, se non mi ricordo male, 6-7 pezzi, ognuno dedicato a un personaggio, a una coppia di personaggi delle favole. Nella versione che tutti conosciamo, che tutti sicuramente abbiamo visto, abbiamo il gatto con gli stivali con la sua gattina bianca, la principessa Florine e l'uccellino azzurro, Cappuccetto Rosso con il lupo e Cenerentola con il suo principe. C'è questa sfilatona di invitati. Dopodiché c'è il famoso passo a due di chiusura tra Aurora e il principe. Aurora, che ovviamente ha cambiato outfit da brava influencer. E poi si chiude tutto questo atto con un mega finalone super bello, super fantastico, dove a coronare il sogno d'amore, il sogno di vita in generale di questa corte, che forse smetterà di fare feste, ma non ci speriamo troppo, li benedice, li sposa, anche la licenza per sposare le persone. E niente, insomma, si chiude la nostra favoletta. Un balletto veramente bellissimo sia per i bambini che per i grandi. Ripeto, io la prima volta che l'ho visto avevo 2 anni e l'ho capito. L'unico pezzo che mi annoiava un po' era quello del sogno, che ho iniziato ad apprezzare solo da più grandina, però è uno di quei balletti che ogni volta che lo rivedo rimango così. Ho avuto il piacere, tra l'altro, di interpretare una delle Winx iniziali del prologo. Un balletto veramente molto bello, molto fantasioso, musiche stupende e niente, da vedere, da far vedere ai bambini soprattutto. Spero che questo balletto piaccia anche a voi, spero di avervi divertito con questa recensione un po' diversa dal solito. Fatemi sapere cosa ne pensate qua sotto nei commenti. Se vi è piaciuto questo video lasciatemi un mi piacino di supporto. Se pensate che questo balletto possa interessare i vostri amici, parenti e conoscenti, condividete questo video su tutti i vostri social. E se vi piace questo canale e quello che faccio, iscrivetevi, cliccate sulla campanella. Noi ci vediamo il 21 con What Joe It's in a Day, che non rivediamo da gennaio, se non mi ricordo male. Invece il prossimo Danza con Joe sarà il 26 di aprile. Un bacione e ci vediamo alla prossima!